L'Università degli Studi dell'Aquila da oggi parlerà anche del professor Massimo Gallucci, prematuramente scomparso nel maggio del 2015, grazie ad un quadro acquisito dall'Ateneo e posto a Palazzo Camponeschi in un'ala del rettorato. L'opera del pittore toscano Angelo Volpe si chiama Davanti al mare ed è ispirata proprio ad una canzone scritta dal professor Massimo Gallucci. Iniziativa portata avanti da Anna Rita Aquilio, che altro non è che l'atto conclusivo di tutte le altre iniziative che l'Associazione Culturale Teatro Immagine, in collaborazione col Distretto 19 Rotary International Club, con l'Associazione Italiana di Neuroradiologia, la Società di Radiologia Medica, l'Associazione Dietro le Quinte, ha organizzato per ricordare la figura di Massimo Gallucci. La sottoscrizione per acquistare l'opera andrà però alla ricostruzione del cinema Paradiso di Amatrice, perché l'artista, con profonda generosità, ha scelto di donare agli organizzatori il quadro. Intanto contentissimo di essere qui insieme agli altri miei amici che hanno reso possibile questa impresa, che diciamo si è sviluppata su due filoni. Uno, come poi spiegherà la mia collega Anna Rita Aquilio, è stata proprio l'ideatrice, la scopritrice di questo pittore, Angelo Volpe, che ispirato da questo pezzo nostro, di Massimo, aveva dipinto questo quadro. Contemporaneamente noi come gruppo e come associazione volevamo ricordare con un evento musicale il nostro collega, come abbiamo fatto già altre volte, e quindi dall'unione di queste due situazioni, che si sono poi convogliate su un obiettivo comune, è nata questa idea. A raccogliere i 5.000 euro sono stati il personale universitario ospedaliero della ASL dell'Aquila. Ora il quadro è in un'ala del rettorato. C'è una targa a ricordare Massimo Gallucci, che prima di essere uno dei migliori neuroradiologi in Italia e nel mondo, era una persona profondamente umana, un amante della cultura e della musica. Il quadro è stato accolto con molto piacere dalla rettrice dell'Ateneo Paola Imberardi. Del resto, il professor Gallucci ha avuto un ruolo molto importante e significativo all'Università dell'Aquila. Massimo è stato una persona, è un grande medico, è un grande amico, quindi a noi manca da una scala da fino a 100, ma manca a tutta la città con il suo modo di lavorare, il suo modo di affrontare il lavoro sempre con dedizione, sempre ha salvato un sacco di persone e quindi la sua assenza si sente. Passando ora qui sarà il luogo, insomma è l'ala del rettorato, chiunque verrà qui all'università a visitare me, la rettrice o il rettore, insomma passerà da questo luogo e credo che sia una cosa bella e importante, perché c'è il senso di appartenenza alla comunità in senso esteso, no? Chiaramente il quadro rappresenta intanto un'emozione suscitata da una canzone in una persona completamente estranea, no? In un artista che desidera regalarlo anche per onorare le vittime del terremoto di Amatrice e quindi dare un contributo e poi c'è questo sforzo collettivo della famiglia, degli amici, delle varie associazioni e il loro pensiero bellissimo di, insomma, donarlo a noi, perché poi l'università è stato il luogo nel quale il professor Gallucci, diciamo, ha vissuto, ha operato, ha contribuito a fare crescere. Ora professori e dottori, quindi insomma è un bel modo e siamo molto felici di avercelo qua vicino a noi.